È iscritto a parlare il senatore Puglia, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prendo la parola in questo elevato consesso per manifestare la mia soddisfazione e quella del gruppo al quale appartengo in relazione al presente decreto legge che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Mi sono personalmente fatto carico di questa questione oggetto del decreto insieme ai colleghi della Commissione Agricoltura, interagendo proprio con il Ministero al fine di porre riparo alla situazione grave che si sarebbe determinata in assenza di una tutela penale e amministrativa nella materia alimentare. Il provvedimento infatti circoscrive l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27/2021, che per l'appunto avrebbe comportato l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 683 del 62, proprio in materia di sicurezza alimentare. La legge 283 del 1962 reca la disciplina generale, preventiva e repressiva sull'igiene degli alimenti, prevedendo tra l'altro numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica. Essa costituisce il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare rispetto ai più gravi delitti previsti dal codice penale, ex articolo 439 e seguenti, applicabili quando gli eventi si sono già verificati. La normativa vieta la vendita, la somministrazione e l'impiego di alimenti e bevande private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali, con l'aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero della Salute o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. Quindi si può ben capire l'importanza della reintroduzione di questa normativa. Dalle predette violazioni discende la pena dell'arresto e dell'ammenda variamente determinate. Dunque il presente decreto evita che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa in risposta alla inaspettata depenalizzazione introdotta con il decreto legislativo 27/2021, dalla quale peraltro non vi era traccia nello schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento per il prescritto parere e che avrebbe potuto presentare un possibile anche vizio di eccesso di delega, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, ufficio del massimario, nella relazione del 17 marzo 2021. La legge di delega infatti prevedeva soltanto la possibilità di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni dei regolamenti UE 2017-625, con l'abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili, oltre a conferire al Governo soltanto il potere di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Regolamento 217-625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, ho quasi terminato Presidente, proporzionate alla gravità della violazione medesima. Ecco, come rappresentante del Parlamento esponente del Movimento 5 Stelle che ha sempre avuto a cuore le tematiche ambientali e alimentari e primariamente come cittadino ritengo che l'elevata tutela prevista per il consumo e il commercio di prodotti di qualità sia essenziale per dare effettiva applicazione al diritto alla salute,
sia per proteggere anche la qualità dei nostri prodotti. Il presente decreto contribuisce a ripristinare e a implementare le finalità anzi esposte, e ringrazio tutti i membri della Commissione Agricoltura del mio gruppo che sono stati proprio garanti di questo provvedimento. Grazie Presidente.